I piani individuali di risparmio spengono la loro prima candelina. Da inizio 2017 la raccolta netta è stata di circa 7 miliardi e mezzo. I sottoscrittori hanno raggiunto quota 678 mila e per i prossimi 5 anni si prevede un aumento a 1 milione e 320 mila. Durante l'Advisor Talk di dicembre ci siamo confrontati con due dei protagonisti sul tema, Federico Marzi, Head of Business Development di Fideuram Investimenti, e Simone Binismaghi, Vice Direttore Generale Arca Fondi SGR, con l'obiettivo di sfatare alcuni dei miti attorno a questo strumento. Il successo, si sa, porta critiche e tra quelle mosse spicca il tema della liquidità, che potrebbe costituire un problema per lo strumento. Oggi non esiste un problema di liquidità. La liquidità per noi è un valore importante al quale nessun operatore rinuncia, perché noi abbiamo la responsabilità di dare dei risultati ai risparmiatori, ma soprattutto di garantire la liquidità. Spesso si è parlato dei fondi comuni peer compliant. Il dubbio è quello che il peer sia ormai diventato sinonimo di fondo comune a lungo termine e viceversa, tanto da non poter più vestire nessun altro abito se non questo. Il fondo comune è un contenitore. Quindi, voglio dire, è stato naturale sul mercato, no, i peer fossero i contenitori, i fondi comuni. Il fondo comune fa esattamente quello che chiede la normativa e lo fa tutti i giorni. I due vantaggi grossi del fondo comune sono intanto la possibilità di investire velocemente sul mercato in maniera efficiente, di andare sul primario, di poter avere un'operatività anche sul mondo obbligazionario peer compliant più veloce. Quindi sicuramente l'efficienza è abbastanza sinonimo di fondo comune nella gestione, nell'approccio peer. In secondo luogo i costi, perché sicuramente il tema del fondo comune è anche abbastanza efficiente da un punto di vista di costi. Il peer è un investimento e come tale racchiude in sé dei rischi. Il rischio c'è, quello che dicevo prima, la soluzione è la scelta di qualità e quindi avere un gestore che sceglie aziende di qualità nelle loro prospettive. Dopo 12 mesi i peer sembrerebbero aver raggiunto l'obiettivo di educare i risparmiatori. Il prossimo passo potrebbe essere quello di rappresentare un aiuto concreto per trainare l'economia e il potenziale. Sembra esserci. Nel 2018 ci sarà un altro elemento che probabilmente porterà ad incrementare questo flusso di capitali e quindi a fare un bilancio probabilmente più completo, che è anche la possibilità per gli investitori istituzionali di investire. Siamo, io credo, proprio all'inizio di un cambiamento che io ritengo sia molto molto rilevante per il nostro paese, per il risparmio nel nostro paese e soprattutto per le famiglie italiane.